Notizia proprio dell'ultimissima ora, una nuova pagina dettata come sempre da Fabrizio Corona attraverso i suoi canali social che tirano in ballo, no? Queste pagine pubblicate sui suoi canali social, un nome molto importante, molto pesante, molto insomma altisonante, che è quello di Massimiliano Allegri. Lui l'aveva detto che non c'entravano soltanto i calciatori in questo giro di scommesse, in questa mania di scommettere, ma c'entravano anche, aveva detto, direttori sportivi, procuratori, presidenti, le società non potevano non sapere, e allenatori. Su Allegri dice, caro Moggi, parto ovviamente da te, Allegri ha una sua Corona ha una sua fonte, si vede una telefonata, una videochiamata con questa fonte, e questo invece è quello che ha pubblicato sul suo canale social, un testimone, appunto quello che vi dicevo, che ha fatto la videochiamata con Corona, manda una foto e racconta: Allegri scommetteva tantissimo, niente di illecito, ma puntini puntini, poi si vedrà la foto di Allegri al casinò con tanto di mascherina, perché appunto nel periodo si riferisce al periodo Covid, al casinò di Monte Carlo, e questa fonte dice: sì, giocava al casinò, non c'è niente di male, puntava tanto e chi se ne importa, non c'è niente di male da un punto di vista né penale né sportivo, cioè illecito, però io ero lì vicino, ho sentito che a un certo punto ha detto, ha chiesto a un suo amico di andare a pagare la bolletta. La bolletta in gergo è la schedina, lui aveva il cellulare collegato con le partite di Serie B e quindi era chiaro. Mentre giocava a Monte Carlo. Mentre giocava a Monte Carlo, è multitask, incredibile, no, di solito gli uomini non lo sono. Allora. Secondo Corona, che ha dato credito e mandato in onda questa videochiamata con questa fonte che si sarebbe trovata di fianco. Ma vedi, Giovanna, dopo che ha smentito il nome di Zariski, ma cosa vogliamo dire di ulteriore? Che poi Allegri vada a giocare al casinò, che poi Allegri possa giocare anche ai cavalli, non c'è mica dubbio. Ma praticamente, prima di tutto, i cavalli non parlano, non possono dire chi è il favorito, prima di tutto. Poi, a prescindere da questo, sono sport diversi. Io, guarda, sono per dire, puniamo chi praticamente ha però attenzione, c'è un fatto, la punizione dovrebbe riguardare chi ha scommesso nel campionato italiano, chi ha scommesso per la propria squadra, dovrebbe riguardare tutto, ma soprattutto questi qua, chi ha scommesso praticamente per la propria squadra, eccetera. Allora, siccome qui si tratta di gente che non ha scommesso per la propria squadra, almeno da quello che ho sentito. Tonali, io pare di sì, Moggi. Dalle carte che sono ormai oggetto. Vabbè, comunque io ho detto che non si può scommettere, no? Quindi prendiamo sei per buono sulla norma. Prendiamo per buono che Tonali abbia scommesso, devono essere puniti. Su questo punto penso che non ci siano dubbi. Ma puniti però, come? Però scusa, puniti. Ci sono c'è un articolo, mi sembra. Però è stato già. Prego. Da quello che si legge, da quello che si capisce, quell'articolo lì sarà solo fuffa. Ho capito. Perché ci saranno, Riccardo, il problema, vedi, è fuffa. Allora io ti entro in un altro argomento. Sai perché per non far succedere queste cose, cosa bisognerebbe fare? Riequilibrare il calcio. Perché non c'è un capo in federazione. Certo. Perché se ci fosse un capo. Adesso, se tu parli di mettere il presidente della federazione per le scommesse, è stupida una cosa del genere. Però se ci fosse un capo che veramente è capo, queste cose non succederebbero. E le società di calcio, se avessero i dirigenti che praticamente non che devono battere il pugno sul tavolo per farsi rispettare, ma basta lo sguardo per farsi rispettare, non succederebbero queste cose. Basterebbe dire all'inizio: ragazzi, questo non si può fare. Ma lo fanno. Lo fanno. Sì, ma non è. Come ma non so, attendi mai. Sera, il problema te l'ho detto prima. Non ci sono. Fabio parlava di mancanza di dirigenti. È vero, mancano i dirigenti che con carisma possono dire ai giocatori, a tutti quanti, praticamente queste cose non si possono fare. Se non faccio un paradosso assurdo. Se non si può rubare, non te lo devo dire il maestro d'asilo o i genitori, sai che non si può rubare. Okay. L'altra sera è intervenuto Andrea Mazzantini, che è un ex giocatore di calcio, che ha detto che ogni anno ci sono personaggi della Federcalcio o personaggi istitutivi che vanno nei ritiri delle squadre dicendo: state attenti che non bisogna scommettere. Okay. Ma io cosa t'ho detto? Riccardo, cosa t'ho detto prima? T'ho detto che praticamente basta riequilibrare, perché chi va, vedi,
ti faccio il caso degli allenatori, no? Ci sono degli allenatori che dicono tre parole e stanno tutti a bocca aperta a aspettarli, sì. a rispettare quelle parole. Regola. Ci sono altri che parlano 30 minuti e i giocatori pensano ad altre cose. Quindi è una questione proprio di... Non si può fare, c'è scritto. Per questo anche in passato hanno scommesso, non è che ora i dirigenti sono tutti da buttare. Ma io ti posso dire una cosa, a me è capitato una volta di un giocatore, ma è finito prima di cominciare. Però vedi, c'era sempre, l'inizio. Ma io ero alle prime esperienze in queste cose qui, però l'ho fatto finire prima di cominciare. Però sono cambiati i tempi, Luciano, perdonami. Prego? Sono cambiati un po' i tempi, perché oggi sono meno controllati. Ma sì, ma i tempi... Oggi con un cellulare ti metti sotto le lenzuole. Ma che vuol dire? No, è ma vero. Adesso dai cellulari si evince tutto, Riccardo. Appunto. Dai cellulari si capisce tutto. E sono anche poco controllabili. E quindi chi fa questo praticamente è poco furbo. Certo, ma sono poco controllabili. Perché viene scoperto dopo cinque... Viene scoperto molto più adesso di prima. Certo, però quello che dà fastidio a me, lo dicevo prima a Fabio, è l'autodenuncia. Ok, l'autodenuncia che è usata in maniera cioè non è così. L'autodenuncia vuol dire che prima che succeda qualcosa tu vai e dici scusate, ho sbagliato. Non che quando ti scoprono. No, ma questa ragione. Ah, tu stai mettendo in discussione la giustizia. C'è una regola precisa, non si può scommettere sul calcio. Quindi tu avresti ne possiamo Fagioli. Parlare. Parliamo della giustizia sportiva, cosa pensi? No, anche lì ci sarebbe tutto. E allora vedi, riequilibrare vuol significare anche però questo. Però qui è più particolare. Qui tu sei un professionista. Se io e lui abbiamo il testino da giornalista e facciamo e scriviamo senza deontologicamente seguendo un discorso, l'ordine ti richiama e dopo tre sei fuori. Vabbè, capito? Però se tu scommetti... Qui c'è una regola che dice non puoi scommettere sul calcio. Possiamo parlare che magari uno non potrebbe... è vero, non puoi scommettere sul calcio, non è neppure vero, perché io a 10.000 chilometri di distanza su una squadra che praticamente sta in America praticamente che li vuoi dire sarebbe meno grave ti dico questo per dirti che non si può scommettere questo, si potrebbe scommettere, potrebbe essere un po' più largo il discorso, certo, con 10.000 chilometri di distanza. Non ne parliamo, però visto che tu hai detto vanno puniti, io sto già sentendo che non andranno di... che non no, verranno perché puniti. Se però... c'è una regola che dice che devi essere squalificato 3 anni, vai a patteggiare, te ne danno 7 di 3. La stessa regola prevede comunque la diminuzione di pena per il tormentamento. Capisci che la regola prevede quello. Allora, Fusato si è messo di traverso. Se salta fuori che scommetti sulla squadra in cui giochi, non hai la stessa regola che se patteggi ti permette di avere la riduzione. Torniamo subito. Ben ritrovati, ci sono anche le dichiarazioni di Fagioli, tra poco un duro attacco quello del centrocampista della Juventus. Prima però eravamo sull'argomento, allora Ricky Fusato sostiene, non mi interessa che ci sia, però c'è una regola che prevede che se tu patteggi abbia la possibilità di avere uno sconto del 50% e più della pena, cosa che non succederebbe qualora tu non patteggiassi o patteggiassi in un periodo, in un arco temporale diverso dal subito. Fagioli così ha fatto e quindi i 3 anni sono diventati Praticamente 12 dove, mesi, ecco, però 7 più 4. Esatto, da 1 a 3, si vede che gli è andato 2, fai conto, 2 e 1, 1... Sono 7 tecnicamente parlato, perché leggevo oggi che può giocare l'ultima di campionato. Allora, mesi, sono 7 mesi di squalifica e 4 deve andare in 5 in giro. Sono 7 mesi, quindi lui in teoria a maggio, lui in teoria può fare gli europei. Ma voi quello che dice voi, che da 3 anni ma si scende a 7 mesi. 4 mesi può andare a far cosa? No, fa servizi sociali, però capisci che cosa risolve? Niente, perché quello che dice lui è che da 3 anni si scende a 7 mesi. E ci sta il suo ragionamento, perché comunque cavolo stai. E per Fagioli, attenzione, io sto parlando, io non ho la maglietta di una società addosso, sto parlando da sportivo di calcio. Sì, ce l'hai perché sei qui, però ce l'avresti. No, certo, però in questo senso qui. Ma tu dici, se succedesse anche a un mio giocatore, farei lo stesso discorso. Però su Fagioli è uscita questa cosa, vabbè, scommette, ha problemi, eccetera. Se fosse vero, se fosse vero. Ma poi tu credi alla malattia? Allora, attenzione, ci stavo arrivando. Se fosse vero, perché noi dobbiamo attenerci ai fatti. Ripeto, se, grande come una casa, se fosse vero che Tonali, davanti ai PM, avesse ammesso che
nella sua, nel suo scommettere, ha scommetto sul Milan, sul Brescia, eccetera. Questo è molto. Ma più mai a perdere, non è illecito sportivo perché non ha influenzato. No, non sto parlando di squadre, okay, sto parlando però sempre di giocatori, sì, non sì, di sì, Milan. Sì. È molto più grave di quello che ha fatto Fagioli. È un aggravante e dovrebbe avere una pena più ampia rispetto a Fagioli. È proprio la cosa base di una. No, in realtà lui ha scommesso sul Milan e sul Brescia non quando era in campo, quindi in effetti non poteva influenzare la partita. Però comunque, ragazzi, non si può scommettere sul calcio, stiamo partendo da presupposto che è illegale, basico. Quindi è ovvio che ci siano delle poi pene. Sai, che problema... ti presenti dopo che viene fuori questo scandalo, ti presenti col certificato di malattia, no, per ludopatia. Ecco, oggi tu non ci credi alla ludopatia? Se permettete, io ho seguito un processo a Torino di un signore che ha preso a martellate la moglie, non l'ha ammazzata, no, però gli ha dato infermità mentale. Ma allora, no, beh, allora, è vero che a volte c'è una. Siamo in mano. Guarda di premio, magari. Allora, è ovvio che questi si presentino col certificato in mano, di braccio. Siamo però in mano. Però scusate, la ludopatia non toglie, secondo me, la gravità. Io posso anche credere, perché se un giocatore come Fagioli, un ragazzo come Fagioli, si accerta che sua madre già sapeva di questo e gli ha consigliato di andare al CERT, teneva sotto controllo i conti. Pare che sia abbastanza seria la situazione, aveva anche persone che potevano, esatto. Quindi non era anche un giocare furbesco, aveva 3 milioni di euro di debiti, un giocare maniacale, dovuto magari davvero, no? Certo, non è una roba che ti colpisce come l'influenza. Io ho letto una cosa, Giovanna, io ho letto una cosa che veramente stento, non vorrei neppure leggere. Però l'ho letta su un quotidiano che scommettono per perdere per riscommettere un'altra volta. Mi sembra. Hanno detto di tutto e di più. Allora, è vero che c'è chi dice non hanno ucciso nessuno, la norma è sbagliata, perché nel momento in cui tu si sa che, perché questa norma è applicata in tutti i settori, dal settore giovanile ai giorni nostri, no? Ai piani più alti. E allora o prendi tutti, oppure se non riesci e prendi solo quei 2 o 3 pesci grandi che perché ti ha aiutato in questo, magari anche Fabrizio Corona ha aiutato tra virgolette con qualche soffiata, qualche indirizzo giusto, allora la norma è sbagliata, allora bisogna andarla a rivedere all'origine. No, c'è chi dice no, scommettere sul calcio è comunque qualcosa però, di rischioso. Allora, questo è un discorso di benaltrismo che non ha senso, Fabio, nel senso di dire ma allora chissà quanti sono sfuggiti. Però chiaro, io a monte anche nelle rapine c'è qualcuno che fa una rapina e sfugge, non per questo significa che chi fa una rapina e viene beccato non debba essere punito. Ci sono delle norme, sono molto chiare, poi si può discutere se il beneficio in caso di patteggiamento è eccessivo o no, però la norma al momento è questa. Però l'altra falla, scusa Fabio, è, con tutto il rispetto del lavoro che ha fatto Corona, perché chiaramente il giornalista, che però da Corona poi si arrivi al fatto che c'è la polizia che va a Coverciano. Quello è un altro tema. Quello è quello che diceva prima Luciano, che qua non è che bisogna colpire tutti. Questo è un altro tema, Riccardo, e credo che non si debbano mettere insieme le cose, esatto, perché sennò si fa solo della confusione. Il tema è: le scommesse sono un illecito, ci sono delle norme, le norme vengono applicate. E le indagini non le deve fare Corona. Punto. Sarebbe auspicabile un poi mondo dove non le faccia a margine Corona, si può dibattere se lo sconto per il patteggiamento sia troppo generoso o meno, però le norme vanno applicate. Certo. Quanto al tema Corona, la mia idea personale, il signor Fabrizio Corona è un signore che fa il suo mestiere, lo fa evidentemente molto bene, visto che è il più famoso e il più d'impatto. Però è una persona che nella sua vita è già stato condannato e ha già fatto degli anni di carcere per reati di ricatto, estorsione, diffamazione, calunnie, evasione fiscale. Quindi prendere quello che dice il signor Corona come una cosa attendibile non mi interessa, non lo ascolto proprio. Però il problema terzo e ultimo aspetto, parliamo di ragazzi, certo molto ricchi, che hanno una disponibilità economica enorme, però ragazzi molto giovani. Fagioli cosa ha, 22 anni, Tonali 22, nel mondo del calcio 22 anni non sei giovane. Va benissimo, Fabio. Sono ragazzi, sono persone molto giovani che evidentemente hanno commesso degli errori,
alcuni di loro, perché i calciatori professionisti, certo, sono alcune centinaia, sì, e qui stiamo parlando per il momento di 3 persone su alcune centinaia, hanno commesso degli errori, devono pagare le conseguenze delle loro violazioni, però ho trovato personalmente splendido l'atteggiamento della Juventus, che ha seguito la cosa, Fagioli ha patteggiato, arriva la condanna, e sta vicino, esce il comunicato dalla Juventus che dice: comunque questo è un mio giocatore, è un ragazzo che è in difficoltà, non gli sospendo lo stipendio, si allenerà nel rispetto delle regole, non con i compagni, come, e non doveva essere arrabbiato, una società lo aspettiamo, cosa essere... questo caso, secondo me è un atteggiamento molto molto positivo. Il mondo del calcio, credi nella ludopatia, ma è il mondo del calcio che ho vattato, perché allora, se io lavoro in, una, in un posto e mi beccano che faccio qualcosa che non va, io sono licenziato. Non è detto, dipende dall'azienda. Beh, però, allora, dai, allora, Fabio, è il mondo del calcio che ho vattato. Dipende arriviamo dall'azienda. Su questo, allora, arriviamo proprio anche sulla no, posizione Fabio, della Juve. Fabio, perché, scusa, dimmi, su dimmi, quello che dice lui, che il mondo del calcio praticamente ha dei risvolti diversi, su questo non c'è dubbio. Ma perché il calcio, caro Riccardo, traina, esatto, è un traino di una nazione, ma certo, quindi quante, è per persone, questo che ha dei risvolti diversi, quante persone ludopatiche e purtroppo ci sono difficili da correggere, ma, certo, questo è il punto. Metti il caso del Newcastle, no? Che spende 70-80 milioni per Tonali, gli dà 8 milioni di euro l'anno. Cosa fa? Licenzia il giocatore dopo aver fatto un investimento del genere? È ovvio che protegge un patrimonio, ma cerca di limitare i danni. Pagherà l'ingaggio 12 milioni per io te, penso per di un sì, anno, a meno che non abbiano, sì, dei ripensamenti. Il comunicato recente del Newcastle era abbastanza chiaro: siamo vicini al giocatore, alla sua famiglia. Sì, ma se tu non giochi, vai come una sorta di aspettativa, figlio mio. Magari anche il giocatore, forse il gesto bello del giocatore sarebbe. Per la squalifica non pagatemi, sarebbe un bel gesto da parte del, certo, giocatore, certo. Prestate attenzione che in Inghilterra non è come in Italia, non so se quando ci sono delle mancanze di un certo rilievo, ricordatevi quando un presidente Cellino è andato in Inghilterra che non gli volevano dare la presidenza, no, è diverso l'approccio, quindi meno, qui meno bisogna morbido, stare attenti, certamente il Newcastle cercherà di difendere un patrimonio, certo, anche per poterlo, voglio dire, non perdere il valore. Beh, però in Inghilterra è più dura la cosa, non è peggio, non lo so. Difendere devo il andare in pubblicità, sì, allora devo andare in però pubblicità, attenzione, è successo anche in Inghilterra anche lo scandalo, certo, scommesso, sì, 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 8 sì, mesi di squalifica e anche non lì sono, ma difendere il patrimonio puoi immuni, anche fare, diciamo, con una sorta di mercanteggiamento, esatto, cioè tu società, sì, dici: io ho un contratto con te, giocatore quadriennale, certo. Adesso prendi un anno di squalifica. Io non chiedo la rescissione del contratto, ma ti non tengo, ti pago per un anno. Per quest'anno, però, ci mettiamo d'accordo che tu rinunci all'ingaggio, esatto, e poi ricominci a pagarti l'anno prossimo. Però la Juve non fa quello che tu ritieni giusto, no, per Juve Tonali, no, la Juve, esempio, non lo fa. La Juve, dopo la pubblicità, la Juve, me lo spieghi. No, ma tanto parliamo così. La Juve, per esempio, ha fatto con Pogba una cosa, non, sì, era una scommessa, però si prende 2000 euro al mese, certo, per certo, come però deve andare in pubblicità, deve andare in pubblicità. Pubblicità, torniamo subito. Ben ritrovati, allora vengo da te Francesco per riepilogare la vicenda Fagioli con tanto di sfogo contro i giornalisti e poi di quello che ha detto durante l'interrogatorio. Sì, allora andiamo a vedere prima la sua storia su Instagram, il giorno proprio in cui è stato squalificato. Lui ha detto: pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me i giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità, o forse meglio, solo per conquistare 2 visualizzazioni in più. Presto parlerò, questo dice. E intanto non chiedi Nicolo scusa, Fagioli, quindi presto parlerò. Ecco, io per queste dichiarazioni gli darei altri 5 mesi di scusa. Infatti, per cioè, quello hai, che. Allora, hai cioè, fatto. Hai sbagliato. Sono passate le 22:30, quindi possiamo usare vai, il termine sdoganato. Hai fatto una cazzata. Sì. Hai scommesso dove non dovevi scommettere. Sì. Hai ammesso la tua colpa. Hai preso una squalifica patteggiata. È colpa dei giornalisti. No, io per favore. Ma quali sono le cose? Forse lui si riferisce a un discorso anche di ricamare su quello che avrebbe rischiato lui qualora non fosse rientrato nei debiti, quindi magari. Però oppure sei un personaggio il fatto pubblico che lui abbia fatto con i pro nomi, e con diceva, i contro. È andato a patteggiare perché ha fatto i nomi dei però, suoi compagni, Giovanna, invece no. Sei un personaggio sembra, pubblico, no, giochi nella Juventus, giochi nell'Inter, giochi nel Milan, con i pro e i contro. Quando vai in giro ti aprono le porte tutti, vai a fare i rinfreschi, fai in giro gratis.
è ovvio che un personaggio pubblico del genere deve subire anche il contrario, no? Sì. Oneri e onori, voi dite. Un personaggio pubblico del genere, io quando ho sentito questa cosa a prescindere dai nomi che dopo sono stati resi pubblici, io ho provato dello schifo, scusa. Allora, dove stiamo andando a finire ancora una volta? Io non so cosa siamo in mezzo a questa roba. Secondo te, Francesco, a cosa si riferiva Fagioli? Perché realmente non ho percepito, cioè è stato scritto tutto, ma perché è stato anche detto tutto. Come si legge il virgolettato dei suoi interrogatori, cioè non ci scandalizziamo solo per Corona, anche i giornali hanno degli atti che dovrebbero essere, secondo me, segretati o comunque. Sì, ma io credo che lui. Allora, siccome io, Giovanna, su questo mi permetto di dissentire, sai perché? Dimmi. Allora, visto e considerato che Fabio ha detto che si permette, eccetera. Allora, quando la Gazzetta dello Sport, per esempio, diceva che il sorteggio era variato, infatti abbiamo visto tutti quanti com'era, e chi addirittura, se c'era qualcuno che lo avariava, non era certamente nella Juventus né Moggi, erano quelli che hanno parlato, hanno messo la faccia anche al report su Rai, è quello il fatto, vedi? Quindi ci sono dei momenti in cui prendono delle posizioni anche sbagliate, poi ci sono dei momenti in cui devono scrivere, in questo caso ha ragione Fabio, lui è punito, ma che va a cercare, ma che ti vai pure a incavolare. Però Francesco, ecco, di cosa si è arrabbiato? Perché realmente ma allora, un po' mi sfugge questa presa, penso, di allora, siccome questa storia su Instagram credo che sia precedente rispetto a quando poi sono uscite le sue dichiarazioni durante il dialogo con la procura, durante gli interrogatori. Dovrebbe arrabbiarsi di questo piuttosto? No, secondo me forse l'avevi detto tu prima, si riferisce al fatto che è stato fatto passare come quello che ha fatto i nomi, quando in realtà i nomi sono stati desunti dagli inquirenti dal cellulare, che però avevano già dalla scorsa estate. Cioè Tonali non è che l'abbia nominato, però nelle dichiarazioni, nelle deposizioni lui dice che Tonali nelle deposizioni fatto, sì, però siccome quindi di fatto l'ha detto, sì, però credo che sia stata una conferma di una cosa che gli inquirenti avessero già. Penso, credo, non lo so, è l'unica cosa che mi viene in mente, l'unico giudizio tra virgolette che può essere stato espresso nei suoi confronti, perché per il resto non ho letto cose particolarmente sconvolgenti. Credo che invece, se voi andiamo a vedere i due stralci di interrogatorio, perché lì emergono delle cose proprio brutte, cioè il dramma che vive un ragazzo giovane che si trova invischiato in una situazione del genere. Lui dice all'inizio un calciatore, avendo molto tempo libero, finisce con il provare l'ebbrezza delle scommesse per vincere la noia. Con il passare del tempo diventa un'ossessione. In un primo momento si trattava solo di divertimento, poi mi sono trovato in condizione di stress determinato dai debiti. Il periodo più brutto lo passai a marzo-aprile 2023 durante Sassuolo-Juventus. Feci un errore tecnico e fui sostituito. Poi se voi abbiamo anche questa immagine, tra l'altro. Mi misi a piangere pensando ai miei debiti delle scommesse. A settembre 22 avevo un debito di 250.000 euro, arrivati poi a 2,7 milioni. Saldavo i debiti comprando Rolex a Milano, mi dicevano di pagare altrimenti mi avrebbero spezzato le gambe, chiesi soldi in prestito a Gatti e a Dragusin. Cioè, secondo me è veramente una voragine quella in cui si trova. Che dice nell'intervista è che è nato tutto nel ritiro della Nazionale Under 21 nel 2021. Sì. Cioè sta storia va avanti da oltre 2 anni, immagina quanti mesi anche Fagioli ha avuto addosso magari questo stress, questa pressione, e poi si è messo a piangere quando è stato, sostituito. Noi quell'immagine ce l'abbiamo e tutti quanti abbiamo pensato, ma pensa quanto ci tiene la Juve, quanto e è tutti hanno pensato, compreso il sottoscritto. No? È normale. Ma guarda che attaccamento è normale, ormai, no? Quando pensare non sai le cose dietro ai giocatori, uno va però a pensare. Però l'analisi che ha fatto adesso Antonio è molto completa e stride ancora di più con questa storia Instagram che abbiamo appena visto. Cioè un ragazzo, perché è un ragazzo comunque, che ha fatto degli errori gravi, che è entrato in questo clima personale di sofferenza, di quasi di depressione, di paura, di angoscia
che lo ha portato a piangere, sostituito la partita pensando a questa situazione, che lo dice lui, cioè non sono i giornalisti a inventarlo. Sì, aveva era arrivato a milioni di debiti, comprava i Rolex per pagare i debiti, chiedeva e poi dopo ha lo schifo che hanno scritto i giornalisti. Ma i giornalisti, amico mio, hanno scritto quello che hai fatto tu e quello che hai detto tu ai magistrati. D'accordissimo a dire assieme alla punizione, e l'ho detto un attimo fa, apprezzo molto l'atteggiamento della Juventus che non lo scarica e sostiene il ragazzo, però il ragazzo dovrebbe avere l'umiltà di dire: ho fatto dei grandi errori, accetto la mia punizione, chi ha parlato dei miei errori non ha fatto lo schifo, ha semplicemente riportato la realtà, punto. Sì. Assolutamente, questo almeno insomma possiamo veramente dirlo. Poi posso capire la situazione in cui che viveva, stress, fagioli di stress, cioè. di preoccupazione, di senso di colpa, perché poi entri in un vortice e non riesci più a parlarne, no, di queste all'inizio, cose. Io vedete, però io la penso in un'altra maniera, sapete perché la penso in un'altra maniera? Allora, la Juventus sostiene il ragazzo, potrebbe essere giusto sostenerlo, ma la Juventus lo deve sostenere aiutandolo a patteggiare, poi non può fare dichiarazioni che sostiene il ragazzo, perché il ragazzo ha sbagliato nel corpo della Juventus, certo. E il danneggiato è la Juventus, non è nessun altro, quindi anche sostenere una tesi del genere è sbagliata. Dovrebbero capire i giocatori che c'è chi comanda e chi dà lo stipendio, e praticamente bisogna tenersi a quelle cose lì. Ma sai perché? Ma infatti, così? Sai perché Luciano oggi dice così? Ma perché non sarebbe successo? No, perché però è il bidone della pattumiera al posto del cuore. Sì. No, ma ragazzi, no, però. Pensa quanto si ha pensato. Pensa quanto verga. Però c'è la seconda parte dell'interrogatorio, poi andiamo sul discorso comunicato della Juventus, perché in questo comunicato non solo. Cioè la Juventus non solo, come dire, comprende Fagioli e fa delle dichiarazioni di normale pietas cristiana, ma quasi lo coccola, quasi dice: ti aspettiamo, no, lo dice. Okay. A questa cosa ne parliamo, ne parliamo tra poco. Francesco, poi cosa dice Fagioli? Vediamo subito? Sì, sì, allora sì, andiamo a vedere la seconda parte, che dice: esistono le scommesse sui falli e ammonizioni, a me è stato proposto, ma io non ho accettato perché è contrario alla mia etica. Fu Tonali che mi suggerì di giocare sul sito Icebet, fu Tonali stesso a farmi registrare tramite un account al sito in questione. Non ho mai scommesso sulla Cremonese e o sulla Juventus, scommisi su Torino-Milan del 30 ottobre 22, puntai sul pareggio sulla vittoria del Milan, persi perché finì 2-1 per il Torino, e in Champions ho scommesso su Inter-Real Madrid. Questi sono i riferimenti appunto alle scommesse, famose scommesse sul calcio, che ovviamente i calciatori non possono fare. Assolutamente. Allora, andiamo in pubblicità, torniamo con il comunicato della Juventus, poi c'è la posizione di Tonali e attenzione, anche la posizione in contro tendenza di Zaniolo, che però proprio perché va controcorrente rischia assai qualora venisse dimostrato, insomma, che non è vero, che non ha scommesso sul calcio. Ne parliamo tra poco con tutti i dettagli in esclusiva e in diretta. Tratto della discordia, ve lo leggo strarapidamente: la società Juventus prende atto del comunicato ufficiale della FIGC e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell'affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e come espressamente previsto dall'accordo, collaborando con la federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti. Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l'appoggio della società, dei compagni di squadra, dei familiari, dei professionisti che lo assistono, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e una volta scontata la squalifica potrà tornare a competere con la dovuta serenità, quindi forse in campo nell'ultima giornata per del me campionato, questo senza decurtazione lo stipendio, questo pare non è stato scritto, è un pare, un corollario. Per me questo comunicato è molto bello, è lodevole dal punto di vista della gestione societaria, perché mette l'accento sul percorso terapeutico che il ragazzo deve seguire, mette il ragazzo di fronte alle proprie responsabilità, perché vengono citate chiaramente le responsabilità, la certezza intesa come speranza che possa rientrare, ed è un comunicato in cui la società Juventus come azienda tutela un proprio bene aziendale, cioè il calciatore, dicendo: ti saremo vicini in questo momento. Non c'è mai il termine a sbagliare, cioè, il termine ha sbagliato, non ci deve essere. Perché, non ci deve essere. No, perché non ci deve essere, perché la certificazione dell'errore avviene da parte degli organi di giustizia federale che vanno a comminare la squalifica. L'altro è la società non fa il giudice, la società dice: preso atto della squalifica, che non contesta assolutamente,
e quindi la accetta, la recepisce, la società dice: sono vicina umanamente al ragazzo e investo sul valore diciamo di asset, di bene patrimoniale rappresentato dal giocatore, per aspettare e tornare. Fabio, se Luciano è contro è perché lui è un cuore di pietra che ha fatto piangere Thierry Henry per cederlo. Fabio, e per Fabio questo... sempre sbattuto. Io dico soltanto l'azione ma di che cosa? Se un ragazzo di 20 anni si fa 2 milioni di euro di debiti, sarà una malattia. La sconfitta è non capirlo prima. Sarà una malattia. C'è gente che purtroppo si è giocata i soldi della scuola del figlio delle bollette. Io se credo a questa cosa sono d'accordo con la Juve. Ma non ci. Allora, il problema la sconfitta di oggi è arrivare adesso. Questa dichiarazione non crede alla ludopatia, o meglio. Ma perché lui è un cinico, perché vedi? È un cinico spiegato. Le società, perché Corona ha detto anche questo, ed è una domanda che può sorgere spontanea, al di là di quello che dica o meno Corona, ma le società potevano non sapere? Cioè una situazione così radicata cioè tu hai a che fare quotidianamente con un ragazzo che penso che sia distratto, spaventato. Cioè qui rispondo io, potevano non sapere. Potevano non sapere, perché non sono dirigenti in grado di fare i dirigenti. Penso aggiungo io, questo voi. L'ho detto io. Potevano non sapere, vista la loro incapacità nel far bene sulla il loro Juventus, lavoro. Certamente potrebbe non sapere, ma io dico il mondo attorno a questi ragazzi, cioè la famiglia, gli amici, è comodo dire adesso bisogna aiutarlo, certo che bisogna aiutarlo, l'errore è evitare. Quando ma se il padre ha detto doveva essere il procuratore, lui ha detto, io il padre, allora lui dice era il procuratore che, e qui è interessante la ma presenza la madre di Moggi, Fagioli, perché l'altra sera era venuto fuori questo aspetto, no? Perché il padre di Fagioli ha detto, in casa noi non sapevamo niente, però il procuratore doveva sapere qualcosa, doveva intervenire. Al che io ho detto, e anche sostanzialmente per certi versi può essere anche vero, perché nel momento in cui tu come procuratore sei molto attento al ragazzo quando devi andare a guadagnare per il trasferimento, sembra che una volta preso i soldi della commissione te ne freghi di cosa fa il ragazzo. Quindi ci doveva pensare in realtà, la gente. Mi hanno detto che non è così, però la domanda del padre è lecita, cioè no, il tutore del ragazzo è il procuratore. Il tutore del ragazzo non è il procuratore, il procuratore è colui che porta il giocatore in una società di calcio, prende quello che deve prendere, gli emolumenti, non sono più praticamente il 5% ma è il benefit del giocatore, quindi sono tutte cose messe insieme ma finiscono lì al contratto. Poi dopo lo segue agonisticamente il procuratore. Quindi che uno come vita privata. Io per esempio, quando voi sapete benissimo il carattere che aveva Montero, l'ho detto più volte, lui è venuto da me praticamente e mi ha detto quando l'ho acquistato, io praticamente il direttore, però per me è il giorno e la notte. E io gli ho detto, per me è il campo di calcio il pallone, se giochi bene praticamente giochi, altrimenti non giochi e ti mando via. Il problema di fondo è che lui praticamente ha giocato sempre bene, quando si è sposato poi andava sempre a casa alle 8 della sera, ha smesso di giocare, gli ho detto ritorna nei locali oppure li caccio via e recupera il tempo. Certo. Con i giocatori bisogna prendere chiaro, anche e devi avere quella oggi saresti più in difficoltà. Ma che difficoltà? Dipende. Sarebbe più difficile. Attenzione, io ho avuto giocatori che David, se voleva fare praticamente il regista, l'ho mandato in tribuna. Però con questi social, con questi telefoni. Ma chi se ne frega dei social, Riccardo? No, con questi telefonini, con la possibilità di giocare online ovunque sei, saresti più in difficoltà a controllare un giocatore. Quello può essere però nel rapporto giocatori-squadra. No, quello è un'altra roba. È un discorso che bisogna far capire ai giocatori. Allora, fatemi raccontare per esempio da Montero. Io non ho mai avuto la sensazione di arrivare in uno spogliatoio e far paura. Montero un giorno ha raccontato a un parente mio, dice quando veniva, ci dicevano che venivamo oggi nello spogliatoio, tutti dicevano che avremmo fatto. Non avevo fatto niente, ogni tanto io apparivo. È giusto. Ma questo appartiene però alla roba delle scommesse.
purtroppo alla sfera privata del giocatore. Quando il giocatore se ne va nella propria stanza, chiude la stanza a chiave e si mette a giocare sul telefono, come fa il dirigente a sapere cosa fa? Sai come fa? Altra cosa, i giocatori nel centro sportivo delle squadre ci stanno due ore, poi se ne vanno a casa tutto il resto della giornata. Ma sì, ma è fuori dubbio, infatti. E allora come si fa a seguire H24? Ma io devono essere impauriti i giocatori di fare quello che non devono. Questo è il punto. Sicuramente. Non è l'entità della pena, ma è la certezza che se sgarri c'è qualcuno che ti appende. Però si diceva la società doveva sapere, ma come fa la società a sapere? Ma non lo può sapere, né lo può sapere il procuratore, attenzione. Esatto. Però Francesco, scusami, faccio confusione io perché adesso qui... Però quelli ai quali ha chiesto i soldi in prestito lo sapevano. Allora è vero che lui poteva dire, perché sennò c'è omissione di denuncia, che queste cose servivano, perché lui ha detto, ecco appunto mi riferisco, guarda, mi hai dato un assist per dire che non mi sono sbagliata. Lui giustificava questi soldi chiesi in prestito a Gatti con il fatto che la madre gli avesse bloccato, giusto Francesco? Aveva ricevuto minacce di che la gente... Perché scommetteva, ma non sul calcio ovviamente, avrebbe detto ai giocatori, ai suoi... colleghi. No, allora lui, se non sbaglio, a Dragusin e a Gatti disse che doveva comprare dei Rolex. Sì. Doveva comprare degli orologi e la madre gli controllava i conti. Quindi di fatto lui insomma voleva, per come dire, circumnavigare questi paletti imposti dalla madre, evidentemente i suoi compagni non gli hanno chiesto particolari motivazioni, doveva acquistare questi orologi. Poi se avesse spiegato o meno a che cosa servirono questi orologi ai suoi compagni di squadra, questo non lo so. Però lui poi sappiamo che in realtà venivano utilizzati per poi saldare i debiti di gioco. Ma è vero che la madre è la madre di Fagioli che sapeva ed era talmente preoccupata da consigliargli delle sedute al servo? Ma lui è andato, a Ser di Cremona ci è andato, ha detto, ci è andato un paio di volte e poi ho smesso. Ma quando il padre di Fagioli si arrabbia e dice non mi sono accorto di niente, ma certo che un procuratore avrebbe dovuto, se la moglie, la madre lo sapeva ed era da anni che era preoccupata, l'avrà saputo pure il padre, no? Allora, il padre se me l'ha buttata lì un po' nel mucchio dicendo ma il procuratore dov'era, e mi sembra abbastanza incauto perché non il procuratore, il padre dov'era, quindi prima del procuratore, poi che adesso io non me ne intendo molto dell'ambiente dei procuratori, sicuramente Luciano ne sa di più, però in effetti un procuratore ha un ruolo importante, cioè il procuratore non può essere solo la persona che va a firmare solo i contratti, dovrebbe anche maniera molto molto fredda e deve tutelare il suo stesso investimento. Detto proprio in maniera poco elegante, però di fatto tu devi stare attento a 360 gradi di cosa fa il tuo assistito. Un esempio concreto di uno che non c'è più e tutti ne hanno parlato male quando era in vita. Io non credo che Raiola non si sarebbe accorto se un suo giocatore si fosse indebitato scommettendo. Ma sai perché Fabio? Se ne sarebbe accorto e probabilmente nel chiuso di una stanza lo avrebbe appeso. Ma Fabio, ma sai perché se ne sarebbe accorto? Perché il giocatore stesso sarebbe andato da Raiola. Perché il giocatore stesso aveva paura di Raiola. Guardate, io per esempio parlando con Ibrahimovic vi racconta che è stato quasi un padre per Ibrahimovic e Raiola, perché voi non sapete i precedenti di Ibrahimovic in Olanda, per correggere quelle cose lì ce n'è voluto. E con noi è stato un gioiello di intelligenza, anche di adattabilità all'ambiente, eccetera. Però in tutto questo a me è rimasto un dubbio. Montero poi è tornato nei locali notturni o no? L'ho mandato via. Per quello. Chiaramente quando poi c'è stato l'ultimato, la seconda volta. Anche se secondo me questa cosa qui dei procuratori, poi ripensandoci un attimo, dice sì però nell'ambiente si sapeva e questa cosa qui sta venendo fuori e nel momento in cui Fagioli dice nell'under 21 tutti scommettevano, e i loro procuratori non sapevano che i propri assistiti erano tutti invischiati in queste cose. Ma come il tema del dirigente. C'è da dire quali procuratori. Se il procuratore, e ripeto, faccio apposta il nome perché era il più conosciuto, il procuratore come Raiola vive il suo ruolo a 360 gradi, sicuramente se ne accorge.
se il procuratore vede il giocatore solo come una slot machine certo, e si occupa solo del contratto, del trasferimento e della provvigione da cui incassa e non fa il procuratore a 360 gradi, ma fa solo il mediatore d'affari, allora non ha la competenza e la statura professionale Fabio, per accorgersi di quello che accade al suo però se ti dice, adesso diciamo non tutta l'Under 21, ma se 15 giocatori dell'Under 21 scommettono, non c'è bisogno che lo sa, cioè la voce e a maggior ragione il procuratore lo sa. Però scusate, allora fa finta di non saperlo. Allora gli allenatori se non mi dite so, questo, qualcosa, l'allenatore quotidianamente sa, ha contatto col giocatore, un'inquietudine, un momento in cui vedi il giocatore che non è tranquillo, che passa troppo tempo al telefono. È uscito ieri di viaggio, che sono scappati di notte perché faceva caldo. Scusate, però siamo anche in un mondo dove davvero tu non sai neanche chi hai di fronte a tavola, e ti parlo di un genitore con un figlio, quindi capisco anche che non è che l'autodenuncia di un amico sia difficile da esplorare, certo. questo sicuramente, che poi ci sia un livellamento verso il basso, la qualità della classe dirigente, quindi si pensi alle slot machine che sono i giocatori, nel senso che sono una fonte di ricavo e di reddito e non un giocatore da formare, questo e i dirigenti non all'altezza, questo è tutto verissimo. Torniamo, attenzione, con le dichiarazioni di Marotta a proposito di dirigenti. Prima però io devo fare ancora 5 minuti perché ho Tonali e Zaniolo. Possiamo farlo? Dai, direttore, resisti. Vai. 5 minuti ancora su questo pubblicità. Se domani mattina un giocatore dell'Inter entra in questo cerchio, sarò duro come sono stato per Tonali, eccetera. Certo, però certo. La posizione di Zaniolo è interessante, perché sì? Zaniolo tutt'oggi nega. Continua a negare, quindi certo. Bisogna vedere i risvolti che poi avrà, allora, questa cosa. No, lui dice negando, ho scommesso, ma non sul calcio. Allora, negando, cosa giusto. Succede? Che a questo punto, qualora risultasse estraneo, ha fatto bene a negare, a non patteggiare, zero squalifica, neanche un giorno di squalifica, ovviamente ci mancherebbe, perché tu puoi scommettere su quello che vuoi, tesserati non sul calcio. Però qualora risultasse invece che scommetteva come sul calcio, a quel punto non potrebbe usufruire del patteggiamento, sì. E rischierebbe 3 anni di squalifica, cioè il massimo della pena, proprio perché non collaborante, non ha collaborato, è colpevole. Vabbè, adesso auguriamoci che insomma che sia vera la sua versione, perché sarebbe no, più che altro da quello brutto, che no? Ho letto dopo le varie indagini, comunque risulta che lui non è implicato nelle scommesse sul calcio, quindi pare che la sua posizione sia reale. Sostenibile. Poi però vediamo, vedete pure, ragazzi, quando si espone una cosa del genere, quanti ma, quanti se, quanti pare, eccetera. Quindi certo. Sarebbe meglio, basta, secondo me, argomento. Parlare di queste cose al termine. Fatti compiuti, cioè. Allora, adesso sapete cosa facciamo? Marotta, caro Moggio, a proposito di persone che conosci bene. Parlate di una persona seria. Certo. Uno dei migliori dirigenti del calcio italiano di adesso. A proposito di dirigenti seri che latitano e mancano all'appello. Sulla fine del discorso ho detto una cosa che non è trascurabile. Cioè? Magari, che l'Inter è l'ultimo club della sua carriera, dopodiché gli piacerebbe buttarsi in politica, sì, no? O facendo altro. Sì, è vero. No, ma ha detto cose, tra l'altro, cioè, 60, a me è piaciuta molto l'intervista di oggi alla Gazzetta dello Sport, perché ha detto cose, io mentre l'ho letta pensavo, mi illuminavo, perché tanti spunti interessanti, è stato molto duro, vero Francesco, nei confronti di Lukaku e Skriniar. Analizziamo questo, poi andiamo sulla tiratina d'orecchie che non manca mai quando parla Marotta, Simone Inzaghi. Sì, partiamo da Lukaku e Skriniar, che sono gli argomenti sicuramente un po' più caldi in termini proprio di terminologia utilizzata dall'amministratore legato dell'Inter. Possiamo andare a leggere insieme insomma quello che ha detto su Lukaku. Dice: Lukaku è il passato, non c'è una componente societaria che ancora pensi a lui. Nessuno, dico nessuno, poi da uomo di calcio, sono dinamiche che devi mettere in preventivo, non è mica la prima volta che mi capita. Un esempio di un giocatore che ha fatto finta di voler rinnovare e poi in realtà pensava altro, Skriniar. Ho provato un forte sentimento di delusione, perché quando un giocatore non rinnova non va contro la classe dirigenziale o contro il presidente, ma va proprio contro la storia e il valore del club. Ha fatto un torto all'Inter, non alle persone. Avrebbe potuto rinnovare, gli abbiamo proposto tante soluzioni del genere, anche quella di fissare una clausola rescissoria che tutelasse sia lui sia le esigenze dell'Inter, ma sempre detto di no. Sì, però scusate, ma perché io devo rinnovare? Ma perdono adesso, neanche manco di cioè no. Mi sembra anche un voler essere, allora, eccessivo. Ma lì ha sbagliato lui a non venderlo alla cifra i giocatori, che Giovanna, iniziale. Scusa. I giocatori hanno
ci hanno avuto un pregio, cioè erano dipendenti, cioè erano praticamente giocatori comandati dalle società di calcio, venivano mandati in ogni dove, praticamente non potevano rifiutare, hanno fatto una grande battaglia, sono diventati dipendenti come volevano delle società di calcio, dopodiché vogliono adesso diventare padroni con i contratti a fine carriera. Cioè trovi quelli che sostanzialmente si mettono d'accordo nei termini giusti con altre squadre praticamente e lasciano la squadra loro. Questo purtroppo è il calcio, ma qui praticamente c'è una regola. Vige una regola come praticamente per le altre cose. Certo. Cioè tu quando sei alla fine di un contratto puoi dire sì o no, questo è il problema. No, però credo che lui sia... più a livello non sono stati rapporto... due errori di Marotta, Lukaku e Skriniar, secondo Lukaku no. Allora, Skriniar secondo me c'è stato un errore di valutazione nel momento in cui è vero, è il più bravo di tutti, per carità, l'Inter sta facendo bene anche grazie a lui, però secondo me si è fidato un po' troppo della parola del giocatore. Ma perché Beppe Marotta è una persona seria. Ok, però quando uno ti dice su Skriniar secondo me un mezzo errore no, è stato fatto. Scusa, io lo conosco molto bene perché ci ho lavorato. Io ti dico che avendo di fronte un soggetto che gli parla in una certa maniera è tenuto anche a credere a quel soggetto, e Skriniar ha preso in giro l'Inter. No, però su Skriniar, per il mondo del calcio come va oggi, ci potrebbe essere una compartecipazione di errore, no? Nel senso, ha avuto l'occasione di vendere, su Lukaku secondo me non ha sbagliato nulla, ma la prova che non abbia sbagliato nulla è che lo spogliatoio ha rifiutato Lukaku. Cioè, Lukaku si era lasciato in un certo modo, lo spogliatoio ha rinnegato il ritorno di Lukaku perché io credo che Marotta abbia l'esperienza per poter dire, per poter gestire una cosa del genere. Lukaku, l'hai detto anche tu prima, l'ho detto prima, ha di fatto drogato il mercato dell'Inter nelle fasi offensive, perché l'Inter si è trovata col girone. Quindi quando un giocatore ti dice ci torniamo cambiato. Più forte di prima, aspettatemi che torniamo, e poi si scopre che quella già da mesi trattava con un anticlub, secondo me qui la responsabilità dell'Inter. Però, allora, hai ragione, Lukaku è una banderuola, ma che fosse così fragile caratterialmente, un bravo dirigente doveva saperlo. Giovanna, c'è un precedente. E allora tu non puoi mandare via Dzeko con la spera fino però, a quando Giovanna, non metti la firma, c'è un o precedente. Fai subito la proposta al Chelsea però, e te lo porti a casa, perché tanto i soldi di Brozovic li avevi, ti bastavano e avanzavano, oppure ti assumi il rischio che la banderuola che a marzo aveva chiamato Milan e Juve, e l'Inter sapeva anche questo, possa lasciare. Allora, le parole di Dzeko le parole di Dzeko però sono in tal proposito abbastanza significative, le parole di Dzeko, perché a un giornale ha dichiarato: io, a me sarebbe piaciuto rimanere, però mi hanno fatto capire che puntavano su Lukaku e che quindi la mia presenza fosse stata diciamo di troppo. Ma voi non tenete conto che l'Inter era già un anno che non aveva bloccato, perché io parlo con Lilia, il papà, no? E l'Inter con Turan era già più di un anno che aveva gli accordi, per cui l'ha portato qua sapendo chi era, l'ha seguito nel Borussia Mönchengladbach, ma era già un anno e mezzo fa era già fatto. E credo che non abbia sbagliato mica tanto, anche perché ci sono le fasi calanti dei giocatori, quella di Dzeko è una praticamente, e sostituirlo con Turan non è mica uno sbaglio. Questa è una cosa, ha fatto risparmiare uno stipendio e ha creato un giocatore per un ciclo. Questo no, è... certo. Quindi c'è, io credo che abbia fatto non bene Turan. Di più. Allora, che Turam sappia fare anche la prima punta, però forse... No, Turam ha un pregio. Sa fare... No, la prima punta non la sa fare. Però sa l'idea... Sa fare la seconda Lukaku, punta, ma sa dare anche quello. Il pallone al compagno. E questo è un pregio che lui ha sempre avuto nella sua carriera. Però l'idea di Marotta, l'idea dell'Inter, era fare Turam, Lautaro, Lukaku. Okay, sì, questo sicuramente era, ma è venuto meno Lukaku. Adesso Lukaku... praticamente allora l'Inter ha cercato di potenziarsi praticamente in modo tale, perché per esempio il giocatore dell'Udinese, Samardžić, come si chiama, praticamente era un giocatore che era importantissimo per loro, perché era una mezza punta che si insinuava praticamente nella fase d'attacco, entrava nelle linee e poteva creare problemi e gol, poteva fare anche dei gol. Questo è venuto meno, ma l'Inter era diversa da certamente, se tu mi parli di Lukaku, ti dico era un attaccante, eccetera. Ha cercato di modificare nell'essere per essere meno prevedibile l'Inter, e credo che con quel giocatore lì poteva essere tale. Adesso l'Inter, in questo contesto qui,
nonostante che Lukaku non ci sia, è sempre una delle migliori. Io ritengo sia la migliore squadra del campionato, perché ha messo insieme una rosa con delle riserve che equivalgono ai titolari spesso e volentieri. Su questo punto Verga non è d'accordo. Dopo la pubblicità, vero Verga? Ricordo bene. E ci sono anche un altro, c'è anche un altro passaggio di Marotta che parla di Inzaghi. Tutto ben ritrovati. Hai visto camminare Francesco? Mi pongo subito nell'idea di sospenderlo dagli allenamenti e fare praticamente. Ma tu dovresti essere orgoglioso di me invece, che mi sono fatto male giocando a pallone. Perché nonostante tutto io continuo a giocare a pallone. Credo che il dialogo Moggi Bonfanti sull'infortunio del Bonfanti medesimo sia interessantissimo. Ma totalmente interessante, centrale. Se non dice le solite stupidaggini. Luciano, è tutta invidia. È tutta invidia. Stanno tempestando i messaggi per approfondire questo male. È tutta invidia. A me mi fa piacere perché vedo che le dice con enfasi. E quindi perché io posso dire che la mia condizione fisica è oggetto di interesse di Luciano. Potremmo anche ti si fila manco de pezzo, può essere anche un infortunio politico. Beh, ma scusate, poi bisogna approfondire. Io posso dire che ieri a pranzo con un dottore nostro amico che misura la pressione sentendo il battito, cioè lui capisce quanta pressione hai. Questo Verga invece c'è questa roba. Per dire che oggi vedendoti camminare ha capito che tu per 3 mesi settimana che zoppico, grazie a Carlo da casa, continuate a seguirci che è iniziata la nuova trasmissione qui medicina per esatto medicina col solo sguardo in posizione delle mani. No, ma Verga, tutto per ritardare il momento e darti la possibilità di ricrederti, perché ti stai per scontrare contro un macigno, no? Che tu cosa stai dicendo? Tu Sassolino dici contro tutto e tutti, compreso Moggi, che l'Inter quest'anno è più debole. Cioè neanche non si è rinforzato, è più debole. L'Inter è più debole perché tutto il campionato italiano è più debole. Il Napoli ha perso Kim e ha guadagnato Garcia, che è un danno doppio. Qui sono d'accordo con Fabio. Allora, prendiamone una per una, dall'alto della classifica. Il Napoli ha perso Kim e ha messo in panchina Garcia, quindi ha due asset in meno rispetto all'anno scorso. Abbastanza. La Juventus l'abbiamo vista prima, ne ha 3 o 4 che meritano di giocare nella Juventus. Gli altri sono di lì per caso. Ma su quelli dell'anno scorso. Il Milan è una squadra che ha cambiato tantissimo, ma ancora un po' leggerina in tanti ruoli, gli manca, cioè il centravanti titolare, siamo passati dal 42enne Ibrahimovic al 37enne Giroud, quindi ha 5 anni di carriera ancora Giroud. L'Inter ha perso non tanto ma un gradino in meno in tutti i reparti, perché non sono d'accordo su Onana, tutti i reparti, Sommer, Skriniar, Pavard, Brozovic, Frattesi, Arnautovic e Sanchez, Dzeko e Lukaku. Sui primi 3 siamo un gradino sotto, sugli ultimi 2 siamo 3 gradini sotto. Secondo me, se quindi parli dell'attacco, sono tutte più deboli dell'anno scorso, il che vuol dire che essendo tutte più deboli magari poi l'Inter lui sta dicendo quello che penso pure io. L'Inter non è eccezionalmente forte, è forte l'Inter, però quelli sono più deboli, per cui l'Inter anche può però sull'attacco, oggi, sull'attacco se parliamo anche di numeri posso essere d'accordo. Il Milan è inespresso, perché il Milan può comprare anche 2 giocatori. Sugli altri reparti no, non sono d'accordo. È difficile giudicare il Milan, però il Milan vedi che cosa di difetto, ha una difesa che è un po' ballerina, prima di tutto non è protetta da una mediana, perché la mediana è la prima difesa di una squadra di calcio, e gli manca la fisicità di Tonali, per esempio. Se avesse avuto, non ha Benasser perché già ha avuto questo infortunio grave, ma recupererà Benasser a gennaio. Quindi il Milan per ora è inespresso, è sicuramente una squadra con i piedi buoni, ma è votata più davanti che in mezzo e dietro, quindi è da vedere. L'Inter in questo momento vorremmo dire che è la meno peggio, diciamolo. Ah, ok, non la più fa, vedi. La meno peggio. Cioè il Milan quando ha dovuto giocare 2 partite ad altissimo livello ha fatto in Champions. Subisce gol. In Champions per non subire gol ha fatto 0-0. Non ha subito gol, ma non ha anche segnato. Ma ha avuto 30 occasioni. Quando ha provato a giocare con una squadra del suo livello giocando all'attacco ne ha presi 5 dall'Inter. No, non sono d'accordo. Oh, Verga. Non sono d'accordo perché il derby. Intanto prima in classifica stiamo parlando. Il derby è un caso a parte. Ha avuto più continuità di risultati. Abbiamo capito che il Milan il derby non lo sa preparare, purtroppo è la realtà dei fatti. Col Newcastle e col Borussia Dortmund meritava secondo me qualche punto in più.
Soprattutto, zero gol presi. Soprattutto col Borussia. Esatto, zero gol presi in due partite di Champions. Dopo il derby, il Milan in quattro partite ha preso solo un gol. Quindi anche sulla difesa ha cominciato un attimo a registrare. Ha fatto tutte vittorie. Sì, ma sa perché ha cominciato a registrare? Qui vedete, perché il calcio va guardato un pochino. Allora, ha cominciato a subire meno, sa perché? Perché ci sono stati i ritorni praticamente di Teo Hernandez e Leao in contropiede e il Milan si è più asserragliato dietro. Questo è un modo di giocare del campionato italiano, attenzione, perché il campionato italiano insegna praticamente a non vincere in Europa. Perché tu hai un gioco di tutto di rimessa e per esempio in Europa devi vincere le partite e quindi devi fare le partite. Per cui non guardiamo i risultati che sono stati fatti in Europa. Qui in Italia il Milan ha avuto una continuità superiore di risultati all'Inter perché a un certo momento si è chiusa. Quando ha fatto l'Allegri. Si è chiusa e è andata di rimessa con Leao Hernandez. Ma infatti a questo proposito, Francesco, scusami, è molto importante secondo me quello che ha detto Marotta, perché forse l'Inter a tratti non fa questo tipo di gioco qui, no? Cerca di imporlo il gioco. Però Marotta si capisce che è della scuola, no? Immagini, andiamo ad ascoltare, a leggere anzi insieme quello che dice su Inzaghi a proposito insomma dell'allenatore interista. Dice: il suo bilancio è molto positivo, la società è molto contenta di lui, è arrivato all'Inter con una sola esperienza alle spalle da tecnico nella Lazio, è giovane rispetto alla media degli allenatori del nostro campionato, dunque può consolidarsi, è diverso dagli altri tecnici che ho avuto in passato, come è giusto che sia, lui è per un calcio aperto, spettacolare, che fa divertire. Poi siamo l'Inter, lo spettacolo deve coniugarsi con le vittorie, altrimenti giocare bene non serve a nulla. Cioè, hai letto anche tu? No, io non leggo niente. Fusato non legge, no. Bonfanti che è ti sta dicendo che con l'Inter sei obbligato a vincere, la Lazio no. Ma potevo evitarlo di dire una cosa. Ma è ovvio che se oggi fermi per strada un tifoso di Inter, Milan, Juve, comunque Roma, che tu Lazio, lo obblighi o non lo obblighi, e ti dice vuoi vincere o giocare bene, ti dicono tutti che vuoi vincere, perché poi alla fine il risultato. No, ma nel senso che stiamo parlando del Milan. Comunque lui sta dicendo Inzaghi che deve vincere. Stiamo parlando del Milan primo in classifica. Perché ha segnato l'89esimo dopo che Magnani ha salvato il risultato. Riccardo, ma perché? Perché siamo risultatisti. Riccardo, scusa, non è detto che siano tutti così, perché per esempio i tifosi della Juventus vogliono vincere, ma non gli serve solo vincere, vogliono anche giocare bene. Sì, però la base è quella. Perché altrimenti criticano. E però devono prendere Allegri per giocare bene. Capito, ma la tesi del vincere è una tesi comune a tutti. Sì. Loro invece non gli basta vincere, vogliono anche giocare bene. Però vogliono vincere soprattutto. Vogliono vincere. Il cortomuso va bene perché vuoi vincere. Tu hai letto una frecciata... un qualcosa che non gli va bene. Allora, cioè lui dice, secondo me sta dicendo Marotta che tra giocare bene e non vincere e giocare male e vincere preferisce vincere. È meglio vincere, certo. Pare evidente volta, questo. No? Cioè lui dice il suo gioco è un gioco spettacolare, però poi siamo l'Inter, quindi alla fine. Quindi alla fine sta... Bologna non devono succedere. Ma magari non sulle singole partite, però secondo me lui sta dicendo a fine stagione devi tirare la riga e avere dei risultati. Però vedete, no? c'è un fatto qui importante che forse non è stato visitato bene. Cioè, quando è successo praticamente quello che è il campionato che l'Inter aveva già in mano e poi l'ha perso, da allora c'è stata l'assiduità della presenza di soprattutto di Beppe Marotta, ma anche di Ausilio, ad aiutare l'allenatore, e perché l'allenatore probabilmente è uno, non dico ancora troppo giocatore, assolutamente no, però sta entrando nel clima degli allenatori, no? Certo. E va aiutato, certo. E Beppe Marotta e Ausilio hanno pensato di dargli una mano e guarda il caso è cambiato qualcosa.